Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sbriciolata al pistacchio ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina di tipo 00, farina di pistacchi, burro, uova, vanillina, lievito per dolci vanigliato, pasta di limone, sale, ricotta, crema al pistacchio e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. La farina, le uova e il tuorlo, la vanillina, la pasta di limone, il sale, la farina di pistacchi e il lievito. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e lasciare riposare in frigo per almeno 30 minuti. Senza lavare il boccale, mettere la ricotta, e la crema di pistacchi. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 3. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Trascorso il tempo, abbiamo preso metà della frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Trasferire in uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema di ricotta e pistacchi. E livellare bene. Sbriciolare il resto della frolla. Mettere la granella di pistacchi . Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa o fino a doratura . La sbriciolata è cotta . Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Sbriciolata al pistacchio e ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!